Quegli approvvigionamenti erano miei, mortacci tua! Ciao al mio canale, bentornati signori su Call of Duty. E siamo nel rotoscalare del 13esimo episodio. Oggi ragazzi alle 14 è uscito un video su Rainbow, da mettersi le mani nelle braghe e cominciarsi a stritorarsi il pisello, ragazzi, perché è stato veramente qualcosa di incredibile, davvero ragazzi. E cosa succede? Torno su COD e faccio i buchi anche qua, ragazzi. Ho appena vinto una partita dove sono entrato che era già 15 kill il tizio e l'ho passato, l'ho superato. Ovviamente adesso che inizio a registrare col cazzo, tutto sapete per cosa, ragazzi? Perché sono riuscito a sbloccarmi, perché ho giocato un po' da solo, ragazzi, perché sennò veramente diventa lunghissimo. Era al 26esimo livello, quando ci siamo visti sono quasi al 29. Ho fatto un livello e mezzo da solo. Mi sono portato la classe Montana praticamente al livello 4. Dobbiamo riuscire ad arrivare alla fine per sbloccarci il K98K e riuscire a fare qualche cosina col cecchino. Ragazzi, vi invito a lasciare un mi piace, un commento. Teniamo viva questa serie. Bellissima questa mappa. C'è stato un piccolo aggiornamento oggi. Non so che cosa è successo, sinceramente. Non ne ho idea, però credo che sia comunque qualcosa di positivo per il gioco, per l'amor di Dio. Le partite ormai non sono più un problema trovarle, da quel che vedo. Tutti contro tutti. Tanta roba. L'importanza di Silenzio di Tomba nei tutti contro tutti, ragazzi. Se ce l'avete e avete qualche skill nel gioco, ragazzi, non vi ferma più nessuno, perché è veramente fortissimo, signori. Soprattutto la classe Montana per tutti contro tutti è fondamentale, perché gli UAV non hanno più senso di esistere. Silenzio e concentrazione, perché io devo capire. È morto quello là a sinistra mia. Probabilmente qua. Eccolo. Ciao zi. Da post. Eccolo. Silenzio di tomba, ragazzi. Silenzio di tomba. Bruciami il pisello, ragazzi. Scaff. Scaff per i jump shot. Potete capire quanto sono fondamentali i jump shot, ragazzi. Boh, andiamo in giro, ma siamo fermi. Da posto. Qua ho smirato tantissimo. Ragazzi, io sono un tumorello di quelli che mette le mine, lo so. Probabilmente questa me la vedranno. Questo era troppo. Era troppo, Gabbo. Non l'hanno ucciso, questo non è morto. Probabilmente me l'hanno ucciso. No, ragazzi, ste cose no, eh. Cazzarola, un secondo in più l'avrei ammazzato, raga. Qua, 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 qua. Mettiamola qui la tizia. Dai, no, ragazzi, no, quanti cazzo di colpi devo sparare questo? Dai, raga, ma sono ovunque! Ma che cazzo! Signore, ma stiamo scherzando? Cioè, mi sembra una cosa corretta questa? Da fare nei riguardi Gabbo di Square? Questo non mi può turnare, eh! Ragazzi, cioè, non potete capire quanto mi sento tumorello con questo... con le mine. Questo è quello che mi vuole uccidere sempre. Fanculo. Devo lasciargli un ricordino. Dai, lo so che vieni da lì. Sta mappa qua, ragazzi, c'è un problema per quanto riguarda la mia tecnica dei passi. Ma cosa volevo fare, ragazzi? Proprio il drop shot intanto. Tu vieni com'è la tomba, stronzo. È il fatto che è troppo rumorosa. Eh sì. Un botto rumorosa sta mappa, raga. Raga, a me non me ne frega un cazzo di essere tumorello con le mine. Io voglio vincere. Cioè, c'è poco da fare. Voglio provare il bar. Dammelo, ti prego. Vedere se l'hanno potenziato. Credo. Raga, c'è distanza ravvicinata. L'ha bucato. Dai, raga, siamo in mezzo alla mappa. Non viene nessuno. Ok. Ok, ce n'è una sotto. Ma devo aspettare perché non riesco ad ucciderlo mo. Oh. Ok, ma raga, ma ce l'ha il danno quest'arma? Guarda! Ragazzi, è impressionante! Non voglio l'approvvigionamento. Vedi? Era troppo rischioso l'approvvigionamento, si dà
Mamma mia ragazzi, che brutta postazione. Approvvigionamento in discesa. Pronto aereo la via partito e in cerca di bersagli. Anche la STG non è male, raga. Il tizio qua ha trovato pane per i suoi denti, comunque. No, non mi ammazzate. No, vabbè. Devi darne il culo. Anche io che uso gli approvvigionamenti tutti contro tutti, raga. Mi dimentico sempre di cambiare le serie. Comunque oggi sono particolarmente tranquillo, ragazzi. Ho dato il meglio di me su Rainbow e... non lo sapete forse, ma su Rainbow usciranno anche domani e dopodomani. Volo di ricognizione concluso. Dovete capire quanto c'è da sborarsi nelle braghe. Cioè 21-9, ragazzi. Questo qua è quello che è secondo, che prima mi stava battendo. Perché... solo perché... era tipo 23 kill e io ero a... 19. Ovviamente ho vinto, ragazzi, perché Gabby Squared! 27 era lui, perché è partita la musichetta. T'ho visto il piedino, t'ho visto il piedino, bomberino. Raga, quante mine, quante uccisioni con le mine sto a fa? Appunto, dov'è? Cosa volevo fare? Spia nemico avvistato. No, dai, perché non è morto, raga? Cazzo, gli avevo fatto un jump shot della Madonna. Dai, dai, dai. No, stavolta mai fatto. Lo so. A parte che non è questo qua il primo, il secondo, ma è gnegne. Gnegne. Velivolo spia nemico avvistato. Sempre per farvi capire l'importanza di silenzio di tomba, raga. Avevo capito proprio dalla direzione da cui provenivano gli spari. No, perché... l'importanza, ragazzi, combo con silenzio di tomba, pad della SCAF e le mani, ovviamente. Ragazzi, siete indistruttibili nei DCT, eh. Bisogna essere in forma, anche per amor di Dio, ragazzi. Adesso mi metto un po' qua. Aspettiamo che arrivi qualcuno. Tipo quello là. Dai che c'è la killcam, raga. Bella. Vai! Gabby Squared, ragazzi! Chi cazzo lo ferma più, Gabby Squared? Ma chi cazzo lo ferma più? Non c'è la killcam, raga. Ma vabbè. Bisogna vedere cosa fa questo. Ragazzi, però adesso la combo... qua sarebbe stato figo fare, tipo, silenzio di tomba col pompa. Probabilmente ve lo posso portare prossimo episodio. Vediamo, anzi, facciamoci un'altra partitina con silenzio di tomba e pompa, sperando che la mappa sia appunto adatta al pompa, ragazzi. 30-12, raga, rato della Madonna, Effettivamente no, ragazzi, questa non è una mappa da fucile a pompa, Vi dico la verità, però... no, non col cazzo che rischiamo, raga, io voglio vincere, ma sapete... dai, proviamoci a vincere col... va bene, proviamo a vincere col fucile a pompa qua, bisogna saperci giocare, raga, cioè, tutti nel senso, io non sono tutti in grado di... guarda che bella però la mia armetta, raga, vi piace la mia arma? Vi piace, che bella. Tito, dovrei stare qua, fermo. Allerta! Okay. Prendete bene la mira! Ok, va bene. Via da qua, via, 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 via. Ok. Non è morto. Mamma mia, ragazzi! Se sbagli il primo, raga, è un casino. Ok. Linetta qua. E qua. Che cazzo era sopra? Sennò me lo sarei mangiato quello lì, raga. Oddio, ma... questa qua è brutta, raga, quando spawni in mezzo a tutto, cioè... spawn... ovviamente il ratto andrà un po' a puttanacce. Non so che mai visto. Che cazzo è andato a finire? Qua. Ok. Vai, Gabby. Gabby. Headshot! Oh mio Dio! Oh.
Vabbè, raga, questo sapeva che ero qui. M'ha visto da prima. No, vabbè, sono un pirla. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sto a vincere, raga! Non ci credo. Mettersi qua non è la migliore delle ipotesi, comunque. Ok. Vediamo se arrivano... Scusate, raga, che mi stava vibrando il telefono. Ok, proviamo a star qua, però... Ho aspettato che gli sparasse e prendesse danno, raga. Velivolo spia nemico avvistato. Velivolo spia... Hey, mate! Aereo spia partito e in cerca di bersagli. Via, via, via. Ah, vabbè, ho mancato il secondo colpo, raga. Sennò sarebbe morto pure quello. Cioè, sto dando la pista a tutti, raga. Adesso uno di loro si sbloccherà, sicuro. Da dove? Collo di ricognizione concluso. No, vaffanculo. Ma perché sono andato di là? Sono proprio un pirla. Che due palle il telefono, madonna santa. So che è qua. Dai, raga, come ha fatto a non morire subito comunque. Fanculo te. E il cazzo di... Via, 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 via da qua, via da qua, via da qua. Dai. Però, raga, mi sono un po' rotto il cazzo di far danno questa volta. Ah! Shit, shit, shit. Ciuccia. Mamma mia, raga, ma, cioè, sono fucking unstoppable. No, era mio. Vabbè, raga, qua è un po' un casino, Ce l'ho qua. Vabbè. Cazzo, raga, avete sentito che l'ho sentito da chilometri? Ah, ma visto. Vabbè, raga, però dai, non è possibile, sto spawn. Adesso questo mi aspetta. Da entrambi i lati. No, da qua no. Scusa. Tutti e due me li sono fatti. Cosa mangiate, ragazzi, a colazione stasera? Pane capo di Squared! Vabbè, ragazzi. Ah, pensavo di aver ucciso con la pistola. Mica quello gnagna là si sta proprio a fa... Mette una mano nella scienza. Mi sono ricordato di prima che sono spawnato. Ne sono trovato uno. Guardate come si fa. Visto che qua è uno spawn. Così non mi venite da qua, non mi rompete il cazzo. Velivolo spia nemico avvistato. Vabbè, dai, in caso... Ah, fanculo a mamma te. Aspetta, nel caso mi spawnassero lontani. Ce n'è uno qua. Ah, ma lì è il figlio, come... Ai ai ai, un giorno ti innamorerai. Ai ai ai, che cazzo di gameplay in questi giochi. Anzi, oggi, raga, vi ho parlato due gameplay della Madonna. Cioè, mi sto ammazzando con una semplicità disumana. È troppo forte sto pompa, raga. Troppo forte. Oh oh. Non devo sfidarli nel lungo, raga. Devo cercare di andare più stretto possibile. Adesso non arriverà bene uno qua. Sì. Dai, ma... Deve romper cazzo quello là, per forza! Gioca. Oh. Ragazzi, lo so che vi sto sul cazzo, ma veramente a manetta. Dai. E non sto pure neanche camperando, ragazzi. Io ascolto. Io, ragazzi, ascolto. Questo è il bello. Il bello è che loro non sentono me.
Dove siete? Devo venire a prendere, ho capito. Sospetto voi, ragazzi. Ah beh sì, perché col pompa non riesce a uccidermi, vero bastardo? Ho sparato su una granata, sei serio? 26-20, raga, occhio, eh. No, stavo guardando l'ora, ma vaffanculo, raga, ma che cazzo! Sì, vabbè, potevo anche evitare di dire stavo guardando l'ora, cioè non è che sono giustificato, però... Non è incredibile che stolgo un attimo lo sguardo... Dai, raga, questo ha preso il via. Questo vince, mo. Mi sono fermato. Ammazzati. Vabbè, ragazzi, non muoiono più. Cioè, nel senso, qua ho smirato io la seconda. Guarda come sa che sono qui. Dai, venite fuori. E qua. Sì, vabbè, vaffanculo, va. Oh, quello lì se non mi ammazzava non era contento, raga. Oh, una kill. Porca madosca. Due kill, raga, non ci credo. Devo star calmo. Se sto calmo... Sono manca la porta. Ok. Eccoci qua. Bella. Signori, vi saluto e vi ringrazio. Grazie a tutti per il supporto. Non ho nient'altro da dire. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo. Servizio eroico. Tanto mi stanno continuando a suonare. Servizio eroico, ragazzi. Domani ore 18 e domani ore 14 con Rainbow Six. Bravo.